intervengo anch'io in merito al progetto di legge per puntualizzare alcuni aspetti che secondo me sono importanti e sui quali occorre soffermarsi. Soprattutto occorre farlo per illustrare alla cittadinanza un punto di vista diverso rispetto a quello che il governo sta cercando di far passare alla stampa e sui giornali. Assistiamo infatti ad una campagna dei toni trionfali per quello che è invece un semplice tentativo di incentivare le imprese con incentivi fiscali senza però un progetto lungimirante e di lungo periodo, anzi probabilmente con la creazione di molti problemi nei prossimi anni in un sistema già di per sé in crisi. Oggi stiamo analizzando il progetto di legge in prima lettura, per cui non è questo il luogo per scendere nei dettagli, come invece avremo modo di fare con i nostri emendamenti che porteremo in commissione tra la prima e la seconda lettura. Tuttavia voglio fare qualche osservazione in generale. Innanzitutto questo progetto di legge prevede un credito d'imposta calcolato in base al numero di dipendenti. In particolare tale credito viene elargito in maniera significativa solo se il numero dei dipendenti è superiore a 5 e con delle percentuali in base al numero medio di lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro. Di fatto, anche a detta dell'UNAS, nel loro comunicato, questo progetto di legge, citando parole testuali, si penalizzano le piccole imprese e ancora è un colpo di grazia alla piccola media economia locale che in questi anni, con tanti sacrifici, ha resistito faticosamente malgrado la crisi. Ricordando che il tessuto economico di San Marino si basa proprio su questo tipo di realtà imprenditoriale, per di più di piccole e medie dimensioni, sorge spontaneo chiedersi l'efficacia di un progetto di questo tipo o piuttosto se la sua applicabilità sarà effettiva solo per le grandi imprese e quindi numericamente poco incisivo nella realtà sammarinese. Insomma, tanto fumo e niente arrosto. Ma andiamo avanti. A mio modo di vedere, la strategia di indirizzare gli studenti di scuola media inferiore e superiore tramite, per esempio, uno studio di mercato è di fatto un modo piuttosto antiquato, oserei dire, di indirizzare le politiche del lavoro. Questo perché lo studio riguarda l'annualità in corso, ma la formazione richiede anni e abbiamo visto in passato come il mercato in soli pochi anni possa completamente mutare le sue caratteristiche. Di conseguenza, lo studente che decide il suo percorso di studi potrebbe essere influenzato in maniera negativa perché negli anni successivi il mondo del lavoro potrebbe mutare radicalmente, con il rischio che chi si è formato, e la formazione non si esaurisce in pochi anni, potrebbe poi risultare non idoneo alle mutate condizioni del mercato. Nel nostro programma di rete abbiamo invece previsto delle proposte, a nostro avviso, più innovative come i servizi per l'internazionalizzazione delle imprese sammarinesi strategiche a favore delle piccole e medie imprese, quali per esempio i servizi o gli interventi incentivanti come la costruzione e la gestione di reti di vendita preposte all'esportazione del made in San Marino, come ad esempio le filiere per le comunità all'estero. Servizi per la competitività, come ad esempio sito web istituzionale in lingua, organizzazione di showroom o invii di campionatura all'estero. O ancora servizi come corsi di formazione, collaborazioni con le associazioni di categorie per creare canali di vendita oltre confine, per esempio produzione di materiale tecnico commerciale in lingua, attività e pre-post fiere, mercati sul web, marketing e comunicazione aziendale. Poi veniamo all'aspetto che ritengo più delicato della questione, e cioè la residenza per motivi economici. I punti di criticità, a nostro avviso, sono molti. Innanzitutto riteniamo questa norma molto a ribasso. Il rilascio della residenza è legato ad una fideiussione di 75.000 euro per il primo anno, che deve poi tramutarsi in un acquisto di un immobile, dice il progetto di legge, purché di valore almeno pari all'importo della fideiussione. Ma chi ha fatto la legge sa che con 75.000 euro, almeno me lo auguro, a San Marino si compra sì o no un garage, alla faccia della sede dell'attività o residenza del beneficiario. Se non bastasse, la legge dice che le residenze per motivi economici non hanno diritto alle agevolazioni che invece altre forme di residenza hanno. Si verrebbe quindi a creare uno status di residenza di serie A e di residenza di serie B, creando quindi disuguaglianze tra i residenti, un po' come anche la DC ha rilevato. Inoltre, numericamente, queste residenze possono essere concesse in un numero massimo di 50 all'anno
e dopo 10 anni la residenza si estende ai componenti del nucleo familiare convivente. E qui un po' di cose ce ne ho da dire. In primo luogo, è stato fatto uno studio per capire la sostenibilità di queste residenze, perché per i primi 10 anni abbiamo 50 residenze all'anno, ma dall'undicesimo anno in poi, mettendo una media di 3 componenti a famiglia, le residenze diventerebbero 150 più 50 all'anno, quindi 200 all'anno. Si è fatto, dicevo, uno studio nel breve termine, quindi i primi 10 anni, e poi uno di prospettiva dopo 10 anni per capire la sostenibilità del nostro paese a questo incremento di popolazione residente. La sostenibilità dei nostri servizi consente un margine, oppure da un decreto a sostegno dello sviluppo economico dovremmo tra qualche anno passare ad un decreto di sostenibilità della popolazione residente per far fronte al deterioramento di servizi oggi pubblici come la scuola e la sanità già in condizioni precarie. In secondo luogo, la legge prevede che sia un decreto delegato ad elencare i settori economici per i quali non si possa ottenere lo status di residenza economica, lasciando quindi libertà alla Commissione Permanente Affari Esteri, quindi Commissione Politica, il numero di residenze economiche da rilasciare o da revocare. Inoltre il progetto di legge stabilisce che la residenza per motivi economici possa venire concessa anche ad aziende già esistenti, creando una disparità tra le aziende operanti nei settori da incentivare e quelli che operano in settori diversi da quelli da incentivare. A mio avviso, il tempo sta per scadere, a mio modo di vedere questo modo di indirizzare le scelte economiche va a limitare la libertà professionale dei cittadini, secondo un modus operandi che ricorda i regimi totalitaristi. Una cosa è dare un indirizzo politico, una cosa è incentivare in base alla discrezionalità della politica, alla faccia del liberismo economico che dovrebbe invece essere incentivato in un paese democratico. Grazie. Grazie consigliere Forcellini. Ci sono altri consiglieri che...